38 contro il 40 di Nello Pizza, ed eccolo arrivare, infatti si festeggia. Tra gli abbracci arriva. Ecco, chiaramente sono le scene di festa del comitato elettorale del Movimento 5 Stelle con Vincenzo Ciampi, cinquantenne funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Avellino, che diventa dunque il nuovo sindaco del capoluogo irpino. È una svolta epocale perché questa città è stata sempre governata dal centro-sinistra. Ecco, può andare Simonetta allora. Vai Simonetta. Direttore, ci siamo. Cioè, mi sposto. C'è un corridoio molto stretto. Eccoci, ecco con il nuovo sindaco Vincenzo Sanzi. L'abbraccio con il parlamentare Sibilia, le lacrime prima dell'onorevole Sibilia, direttore, hanno accompagnato allo scoccare della mezzanotte l'ufficialità del dato. Sentiamo le prime. Sindaco Ciampi è il primo cittadino di Avellino, agguantate un comune capoluogo, il primo al sud. Quali sono le prime sensazioni e i primi commenti? Se i dati vengono confermati, perché adesso sto arrivando, la soddisfazione è enorme, è una soddisfazione enorme soprattutto per i cittadini avellinesi, ai quali va il mio sentitissimo grazie. È un'impresa storica e ci metteremo subito al lavoro per il bene della città. Primo obiettivo, sindaco, da primo cittadino di una città, la prima che diventa Movimento 5 Stelle al Sud Italia? È quello che abbiamo sempre detto, dobbiamo concentrarci sui conti del comune, risanarli e partire per tutto il resto. Cosa vi ha garantito la vittoria? La volontà di cambiamento dei cittadini avellinesi. Io, girando in questa campagna, campagna elettorale, ho sentito ovunque una grossa voglia di cambiamento, quindi il mio grazie è questo, perché io mi rendo conto che il merito di questa vittoria è proprio la volontà dei cittadini avellinesi di cambiare. La mia persona veramente forse c'entra poco, ma c'è la voglia di cambiamento. Immaginava di vincere dopo il primo turno? Ci credevo, sì, ho sempre detto. È emozionato naturalmente? In questo momento sì, grazie. È un'impresa la vittoria, anche governare, bisognerà dialogare con altre forze politiche. Sicuramente, bisogna collaborare tutti insieme per risolvere i problemi di Avellino, poi affronteremo di volta in volta le questioni, ma a questo punto entra in gioco la responsabilità di ogni singolo consigliere di lavorare per risolvere i problemi di Avellino, quindi un'attenzione sugli interessi collettivi e non più gli interessi di parte. Il sindaco di garanzia del resto a questo serve, insomma. Al di là dei ringraziamenti, cosa vuole dire in questo momento agli avellinesi che le hanno dato fiducia? Un grazie di cuore e inizieremo un nuovo percorso. Io penso che anche Avellino si è agganciato al treno del cambiamento nazionale, siamo la terza repubblica anche ad Avellino senza essere passato per la seconda, quindi io sono molto fiducioso che cambieremo questa città in meglio. Sindaco, qual è anche un commento rispetto allo sfidante Pizza? C'è stato molto fermento in questi ultimi giorni anche in campagna elettorale, un messaggio all'altro candidato? L'avvocato Pizza è stato un avversario politico molto al quale va tutto il mio rispetto, perché ci siamo confrontati sempre sui temi, io non vedo tutte queste polemiche, ci siamo confrontati sui temi e sono sicuro che dovremo per forza di cose collaborare anche in Consiglio Comunale con tutti, quindi anche con l'avvocato Pizza. La prima telefonata da chi l'ha ricevuta? Ho perso il telefono. Non ce l'ho il telefono, ho perso il telefono. Grazie. Direttore, anche tu. Continuiamo a seguire con le immagini i festeggiamenti del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato anche Ciampi questo voto di cambiamento che c'è stato ad Avellino, questa terza repubblica.